Ragazzi, e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi vi faccio un haul barra unboxing delle cose che abbiamo preso a IKEA barra Happy Casa. Insomma, ho fatto un po' un mescolo, diciamo, di tutto. Allora, prima cosa, questa. Che cos'è, direte voi? È una mini scopa, visto che Bubu adora le scope, però con le grandi ovviamente camminando ci si inciampa, si fa male e tutte queste cose. Quindi cosa abbiamo fatto? Gli abbiamo preso una scopina piccolina piccolina, in versione mini, diciamo, con la sua palettina. E poi vi farò vedere magari la reazione di quando la vede, se sarà contento o no. Io penso. La scopina! Ovviamente accoppa la mamma. Bella! Hai visto che bella? Ti piace, mamma? È tutta tua quella. Sì. La puoi usare tutte le volte che vuoi. Così, amore. Vai. Ok. Che bella, fa Bravo! vedere. Ti piace, Jacopo? Ti piace? Proprio di sì. E quindi abbiamo preso questa qui, che mi sembra l'abbiamo pagata 3 euro, una cosa del genere. Poi abbiamo preso uno scolapiatti perché ci serviva e quindi nulla, abbiamo preso questo scolapasta molto grande, diciamo, è carino, fatto così, appunto bianco, semplice. E l'abbiamo preso questo invece a Happy Casa e anche il set pulizia l'abbiamo presa a Happy Casa e queste invece abbiamo pagate 2,90, una cosa del genere. Poi sempre a Happy Casa abbiamo preso questo è un set di contenitori e ci sono all'interno, mi sembra, 60 pezzi e a questo invece abbiamo pagato tipo 12 euro, quindi per 60 pezzi secondo me è super buono. Vi faccio vedere, è fatto così, praticamente c'è coperchi verdi e c'è tutti questi contenitori un po' così, poi faccio vedere, questi qui più piccolini e tipo a noi questi ci servono tipo perché noi facciamo il pesce tipo omogenizzato, però lo facciamo in casa e quindi questi sono molto utili perché appunto la andiamo a mettere qua dentro e questa è appunto diciamo, la misura giusta. Questa pentola, che a me serviva una pentola grande per magari quando andiamo a fare il sughino della pasta o quando andiamo magari a cuocere appunto la carne così, e ne avevo una però era molto più piccola, da 22, invece questa è da 28. Secondo me è a induzione e secondo me è molto bella, il packaging è molto bello e poi è molto comoda perché anche oltre a, vabbè, a questo classico ha anche questo, quindi per appoggiarla, per tirarla su, secondo me è super super super, quindi secondo me è un ottimo affare. E questa l'abbiamo pagata tipo 12 euro, una cosa del genere anche questa. Poi sempre a IKEA abbiamo preso invece questo, sempre scusate, a Happy Casa non avevamo finito, avevamo preso anche questo, che è un tagliere, un semplice tagliere in legno, però abbastanza grande, le dimensioni sono 40x28 e questo qui l'abbiamo pagato 6,99 euro, quindi anche come prezzo buono, perché comunque c'erano di varie misure, però insomma a noi serviva una misura, diciamo, standard. Poi sempre a Happy Casa abbiamo preso queste due tovagliette, guardate carine, non avevamo tovagliette e poi queste secondo me sono super comode perché sono quelle, diciamo, in plastica che si puliscono in un secondo, cioè ci passi sopra la spugnetta e vengono pulite, quindi secondo me sono veramente veramente facili da pulire, quindi ottime. Poi abbiamo preso invece questo da IKEA,
Questo qui è il tubo da mettere appunto là dietro, dove c'è i fornelli per appoggiarci tutti i mestoli e tutte le cosine che appunto se no vanno in un cassetto, ma per averli a portata di mano li appendiamo lì. Abbiamo deciso appunto di prendere questo qui, nero, pagato 8,99. Con quelli abbiamo preso anche i loro, questi qui, appunto non so come si chiamano. Vabbè, gli aggancini, io li chiamo così, aggancini così. Sempre color nero perché. Poi abbiamo preso, sempre per Bubetto all'IKEA, queste qui, che sono forchettine, coltelli e cucchiaini da bambino. Visto che lui ora comincia a mangiare da solo, secondo me queste sono veramente veramente ottime. E sono tutte colorate, sono super carine. E queste mi sembra le abbiamo pagate o 2,99 o 1,99. Sì, no, mi sa 1,99, quindi anche un prezzo. E sono, allora, interno ce ne sono, mi sembra 30. Mi sembra 30, ora non c'è scritto qui, però mi sembra proprio 30. E secondo me sono carine anche tipo per l'asilo, per dargli magari una forchettina per l'asilo. Secondo me sono veramente utili, sono fatte così, guardate. Tutti colorati, quindi hanno tanti colori. E poi sempre per Bubetta abbiamo preso questi che sono uguali, però sono dei bicchieri. Ce n'è uno rosso, uno verde, uno bianco, uno giallo, rosa e blu. E visto che comunque sta cominciando a bere da solo, vuole insomma imitare tutto quello che facciamo noi grandi, allora gli ho preso questi. E sempre che abbiamo preso i cuscini. Ne abbiamo presi due per provarli e vedere come stanno appunto sulle sedie. E ne abbiamo presi due perché abbiamo detto nel caso in cui non ci piacciono nelle sedie del tavolo, magari li mettiamo sopra gli sgabelli che saranno qui sulla penisola, perché comunque in cucina in nero ci sta bene, c'è diverse cose nere. E quindi niente, abbiamo optato per questi qui che secondo me sono molto morbidi innanzitutto. Sono super carini, vedete, hanno anche pure i gancetti e questi venivano 3,90 euro l'uno. E quindi abbiamo preso queste due e basta, abbiamo preso queste cose qui, abbiamo insomma preso abbastanza cosine, però siamo super soddisfatti dei nostri acquisti. Orata utile, comunque, cioè per avervi fatto vedere queste cose, spero che magari se qualcuno voleva andare a e voleva comprare queste cose che appunto vi ho fatto vedere, insomma, vi posso aver dato qualche spunto come prezzi anche. E niente, vi saluto, vi mando un bacio grande grande, ci vediamo nel prossimo video e fatemi sapere se vi piacciono i video haul o unboxing, così almeno ne farò molti di più. Un bacione, ciao!